Le gallerie che seguono, e quindi la terza, la quarta, la quinta e la sesta, sono legate da un filo conduttore, l'irredentismo. Cos'è l'irredentismo? Era quell'ideologia secondo la quale il risorgimento non era finito nel 1866, con la terza guerra d'indipendenza, la guerra attraverso la quale l'Italia strappò il Veneto all'Austria, acquisendo una nuova regione. Il risorgimento, dicevano gli irredentisti, non era finito nel 1866 perché mancavano ancora delle terre irredente, cioè non redente, non salvate, Trento e Trieste. Per cui gli irredentisti spingevano affinché in un modo o nell'altro l'Italia, o attraverso mezzi diplomatici o più facilmente attraverso una guerra d'aggressione, recuperasse all'Italia le terre irredente, Trento e Trieste. La terza galleria, infatti, vedete, è dedicata, qui si vede poco ma si vede, alla città di Rovereto. Rovereto era ed è ancora una città la cui popolazione parla la lingua italiana, al tempo però era inglobata nell'impero austro-ungarico. È quindi una dedica che esprime un desiderio, come dire, dai che prima o poi ce la facciamo, riusciremo a conquistarla. La quarta galleria è dedicata a Cesare Battisti. Qui il personaggio è particolarmente importante, è uno degli irredentisti e dei soldati italiani più famosi della Prima Guerra Mondiale, per cui ci soffermiamo un pochino. Allora, la prendiamo un po' larga. Quando l'Italia entra in guerra, nel maggio del 1915, per l'Austria si verificarono una serie di problemi, evidentemente. Uno di questi problemi era il fatto che diversi soldati austro-ungarici erano di nazionalità di lingua italiana, specialmente quelli del Trentino e di Trieste e dintorni. Parliamo di migliaia di soldati di lingua italiana, ma arruolati nell'impero austro-ungarico. Solo i trentini arruolati furono 60.000, tanto per capirci. E la cosa era un po' paradossale perché l'Austria-Ungheria entra in guerra anche contro l'Italia, però tra le sue fila arruola soldati di lingua italiana. La cosa era paradossale anche per gli italiani stessi. Pensate a un soldato trentino di lingua italiana arruolato nell'impero austro-ungarico, lui sapeva che, e non so se fosse una cosa bella o brutta, ma lui sapeva che in ogni caso quella guerra, se fosse sopravvissuto, l'avrebbe vinta. Perché se l'Austria-Ungheria avesse sconfitto l'Italia, lui da soldato austro-ungarico avrebbe vinto la guerra. Ma se l'Italia avesse sconfitto l'Austria-Ungheria, Trento e Trieste sarebbero state inglobate nell'Italia e per cui lui, soldato trentino arruolato nell'impero austro-ungarico, si sarebbe ritrovato dall'oggi al domani in Italia e quindi tra i vincitori. E quindi la cosa poteva essere un po' disorientante, no? Anche per gli stessi soldati. Naturalmente le alte gerarchie dell'esercito austro-ungarico guardavano ai soldati di lingua italiana con un certo scetticismo. C'era da fidarsi o non c'era da fidarsi? Con chi sarebbero stati durante la guerra? Avrebbero disertato, sarebbero stati leali, avrebbero combattuto con tenacia, con coraggio? Beh, innanzitutto, se i soldati non triestini e trentini come tutti gli altri, se non avessero giurato fedeltà alla corona asburgica sarebbero stati condannati a morte o rischiavano di farlo. Ma in ogni caso, per evitare conflitti di interesse, le alte gerarchie dell'impero austro-ungarico decisero di schierare i soldati di lingua italiana sul fronte balcanico oppure orientale, cioè mandarli a combattere distanti dall'Italia o nei Balcani o in Galizia sul fronte russo, in modo tale da non obbligare loro a combattere contro i loro, diciamo così, consanguinei italiani che stavano dall'altra parte della barricata, no? E quindi migliaia e migliaia di soldati italiani vengono mandati a combattere ad est. E come tutti gli altri soldati austro-ungarici, come gli austriaci, come i bosniaci, venivano fatti prigionieri, perché in guerra si può evidentemente ammazzare, si può essere ammazzati, si può essere fatti prigionieri, si può tornare a casa feriti, mutilati, la casistica evidentemente non è molto variegata. E pensate che circa 25.000 soldati di lingua italiana vennero fatti prigionieri dai russi e quindi finirono spesso e volentieri nelle
nelle non tanto invidiabili prigioni della Siberia, dove si arriva anche a meno 40 gradi, tanto per capirsi. C'era però un problema, e cioè che i russi erano alleati degli italiani nella triplice intesa, no? L'Inghilterra, la Russia e l'Italia. Per cui questi soldati di lingua italiana, ma arruolati nell'impero austro-ungarico, una volta che finivano nelle prigioni dei russi, per esempio, avevano due possibilità. O mantenevano, come dire, beh, si dichiaravano fedeli all'Austria-Ungheria, e molti facevano così, e quindi rimanevano in prigione in Siberia, oppure potevano dichiararsi irredentisti, cioè soldati, per esempio, trentini di lingua italiana che hanno combattuto per l'Austria-Ungheria contro la loro voglia, in realtà irredentisti, e quindi a favore della guerra dell'Italia contro l'Austria-Ungheria per l'annessione all'Italia di Trento e Trieste. Se si fossero dichiarati irredentisti, la Russia spesso e volentieri li avrebbe scarcerati, li avrebbe mandati in Italia, dove avrebbero potuto arruolarsi nell'esercito italiano contro gli austriaci. Ecco, la cosa non era così automatica, perché poi la casistica è infinita, c'era chi in qualche modo aveva piacere a rimanere in prigione, perché così non doveva andare a combattere. Combattere significa rischiare la vita, stare in prigione, sì, a volte si moriva anche lì per stenti, però magari uno poteva fare un calcolo che sarebbe stato più vantaggioso rimanere in prigione piuttosto che rischiare la vita. E ci furono casi di autolesionismo e quant'altro, però insomma un buon numero di italiani fatti prigionieri dai russi, dichiarandosi irredentisti, finirono a combattere con l'esercito italiano contro l'esercito austriaco. La cosa era molto pericolosa, però, in ogni caso, perché se durante un'azione di guerra, se durante una battaglia, questi irredentisti, per esempio trentini o triestini, fossero stati catturati dagli austriaci, non sarebbero stati considerati prigionieri di guerra come gli altri italiani, e quindi non avrebbero avuto una serie di, tra virgolette, privilegi. Sarebbero stati considerati traditori, perché un triestino e un trentino nel 1915-16 formalmente era un austriaco, ovviamente non poteva andare a combattere contro i nemici dell'Austria, quindi se fosse stato catturato sarebbe stato condannato a morte. Poteva anche capitare che allo scoppio della guerra, quando l'Austria entra in guerra nel 14 o quando entra in guerra l'Italia nel 15, alcuni soldati formalmente austro-ungarici di lingua italiana disertassero, e quindi tra trentini e triestini che hanno disertato le file austro-ungariche per arruolarsi fin da subito nell'esercito italiano furono circa 1500. E anche per loro la vita non fu facile, perché spesso venivano visti in modo sinistro dai propri commilitoni, perché erano gli irredentisti, erano quelli più radicali, a volte più fanatici, quelli che a tutti i costi volevano questa guerra d'aggressione contro l'Austria. Molti soldati la guerra non la volevano, non erano così convinti. Per cui avere questi compagni invece estremamente decisi, insomma, poteva essere fonte di non poche frizioni all'interno di una trincea o di un battaglione. Ma poi anche per costoro, per, ripeto, i disertori che fin da subito si schierarono con l'Italia nelle file dell'esercito italiano, il pericolo era enorme, perché se, come sopra, durante un'azione di guerra fossero stati catturati dagli austriaci, anche loro sarebbero stati dichiarati traditori e quindi condannati a morte. Per cui, capite, la cosa era piuttosto complessa e soprattutto piuttosto rischiosa. Ed è qui che arriviamo al nostro Cesare Battisti. Perché Cesare Battisti è un esempio di costoro, no? Di disertore che abbandona l'Austria per schierarsi con l'esercito italiano. Due parole chiara a questo Cesare Battisti, tanto un personaggio famoso, no? Molte vie, molte piazze sono dedicate a Cesare Battisti, per cui è anche giusto spendere due parole. Battisti nacque a Trento nel 1875, quindi era austriaco di per sé formalmente, no? Trentino, paradossalmente trentino, quindi austriaco nel 1875. Lui era socialista dal punto di vista ideologico, fondò diverse riviste, diversi giornali, quindi si dedicò anche all'attività editoriale di giornalismo, e venne addirittura eletto
come deputato trentino nel Parlamento di Vienna e quindi divenne anche un personaggio politico di spicco di primo piano, era uno che lottava per ottenere maggiore autonomia possibile per gli italiani all'interno dell'impero austro-ungarico. Quando scoppia la guerra, aveva 39 anni e nell'agosto del 14, quindi appena scoppiata la guerra, nonostante la sua fede socialista, perché vi ricordo che in linea teorica i socialisti europei erano neutralisti, così era stato detto nella seconda internazionale. Poi in realtà nessun partito europeo tenne fede alla vocazione neutralista se non il Partito Socialista Italiano, l'unico che rimane coerente con i propri propositi, che prima della guerra dicevo noi se scoppia la guerra saremo neutralisti e poi rimane di fatto neutralista. Battisti era socialista, però tra la causa socialista e quella irredentista, evidentemente il cuore batteva più verso l'irredentismo. Per cui lui nell'agosto del 14 diserta, si reca in Italia, fa propaganda interventista, perché l'Italia non entra in guerra subito, no? Entrerà in guerra nel maggio del 15, fa propaganda interventista e finalmente poi a un certo punto l'Italia entra in guerra. E quando l'Italia entra in guerra, Battisti fa seguire alle parole i fatti, perché si arruola volontario. Per meriti acquisiti sul campo viene promosso a tenente e poi ad un certo punto viene inquadrato nel battaglione degli Alpini Vicenza. Ed è proprio da alpino che, purtroppo per lui, verrà catturato dagli austriaci. Perché cosa accadde? Questa slide ci aiuta a capire meglio. Vi ricordate che nella lezione introduttiva abbiamo parlato della Strafe Expedizione, per cui nel maggio del 1916 parte questa grande offensiva, sia sul Pasubio, da parte degli austriaci naturalmente, sia sull'altopiano d'Asiago. La Strafe Expedizione dura più o meno un mesetto, poi gli austriaci cominciano ad arretrare e comincia la controffensiva italiana, sia sull'altopiano d'Asiago, sia sul Pasubio. Sul Pasubio si combatte in maniera feroce. Il 2 luglio del 16 l'Austria-Ungheria fa partire una controffensiva, alla quale parte poi una controffensiva italiana, cioè ci sono una serie di andi e rivieni. Ecco, è proprio in questo contesto estremamente fluido di offensive e controffensive che hanno seguito la Strafe Expedition, per cui siamo, ripeto, nell'estate del 16, che Battisti, schierato sul Pasubio, viene catturato. Ecco, cosa accade? E gli italiani miravano, qui vi ricordate, qui c'è il famoso rifugio Papa, no? Al termine delle 52 gallerie, qui c'erano i due denti che rimangono, come dire, tali e quali, no? Cioè segnano il confine, il fronte tra gli italiani e gli austriaci. Gli italiani, in questa fase, nell'estate del 16, miravano a conquistare il Monte Corno, che si trova qui. Era un monte importante perché consentiva di avere un'ampia visuale su tutta la Vallarsa, che è questa qui che vi sto mostrando. Quindi un punto strategicamente molto importante, fino a quel momento posseduto dagli austriaci. Ecco che il battaglione Vicenza, di cui Battisti era tenente, e Battisti era coadiuvato da Fabio Filzi, che era un sottotenente, cito Fabio Filzi perché una successiva galleria sarà dedicata a Fabio Filzi, per cui quello che diciamo adesso varrà anche per la successiva galleria, evidentemente. Il battaglione Vicenza, comandato da Battisti e coadiuvato da Filzi, nell'estate del 16 riesce a prendere Montecorno con un'azione di sorpresa. Era il battaglione Vicenza degli Alpini, riesce a prendere Montecorno scalzando l'avanguardia austriaca che lo presidiava. Preso il Monte Corno, gli alpini lanciano dei razzi d'avvistamento, d'avvertimento meglio, affinché altri due battaglioni d'alpini che si trovavano ai piedi della montagna, vedendo la riuscita impresa dei propri commilitoni, potessero anche loro recarsi su Monte Corno per fortificare la zona e quindi respingere l'inevitabile controffensiva austriaca che, come sempre, sarebbe avvenuta. Parte questo razzo d'avvertimento, ma purtroppo i due battaglioni che avrebbero dovuto appunto dare manforte agli alpini arroccati su Monte Corno, quella notte lì si erano persi in un terreno davvero intricatissimo, per cui avevano perso ore di tempo preziose e non riuscirono a dare manforte a Battisti, Filzi e i loro compagni. Gli austriaci ovviamente ne approfittano
parte la controffensiva in forze e il battaglione Vicenza si trova in estrema inferiorità numerica, per cui la situazione era disperata. Un centinaio circa di alpini riesce a salvarsi buttandosi giù da un canalone, probabilmente rompendosi qualche osso, qualche gamba, qualche braccio, ma in qualche modo si salvano. Moltissimi accettano lo scontro, ingaggiano un corpo a corpo furioso, un combattimento estremamente sanguinoso e molti muoiono. Altri, circa 400, vedendo ormai perduta assolutamente la possibilità di resistere e di mantenere Montecorno, decidono di arrendersi. Tra costoro che si arrendono c'era anche il tenente Cesare Battisti e il sottotenente Fabio Filzi, la cui vicenda biografica, di cui parleremo in un'altra galleria, è molto simile a quella di Cesare Battisti. Ora, cosa accadde? Che catturati sia Filzi sia Battisti vennero riconosciuti come traditori, perché entrambi, anche Filzi, avrebbero dovuto, erano come dire, di passaporto austro-ungarico, avrebbero dovuto arruolarsi con l'Austro-Ungheria, non con le truppe italiane. Vengono catturati, vengono riconosciuti e vengono tradotti a Trento per essere processati. A Trento vengono accolti da una folla estremamente ostile che li insultava, sputava loro addosso. D'altronde, dal loro punto di vista, erano dei traditori. L'Austria-Ungheria entra in guerra contro l'Italia e questi si sono schierati dall'altra parte. Okay? Bisogna anche capire le prospettive quando si parla di uno scenario bellico, evidentemente. Vennero processati come traditori, vennero condannati e vennero impiccati. Battisti chiese la fucilazione per onore della divisa, la fucilazione venne negata e si decise di procedere con l'impiccagione, una condanna a morte non solo più dolorosa, ma anche più infamante, diciamo così. Tanto più poi che l'episodio è noto, Battisti venne impiccato a Trento due volte, però, perché la prima volta la corda cedette e Battisti cadde per terra. Forse, ma non si sa, forse la corda venne tagliata apposta perché potesse rompersi per prolungare l'agonia del traditore Battisti. Ecco, non lo sappiamo. Comunque, di fatto, venne impiccato due volte, la seconda volta fu quella definitiva. Qui sulla destra vedete proprio la salma del Battisti con il boia. Colui che appunto azionò la macchina dell'impiccagione. Qui a sinistra invece vedete all'interno del castello del Buon Consiglio, che vedete nella foto qua sotto, la cella in cui venne rinchiuso Battisti la notte precedente all'impiccagione. L'impiccagione sia di Battisti sia di Filzi, entrambi ripeto accusati di tradimento, avvenne il 10 luglio del 1900, del 1916. La galleria successiva è la quinta ed è dedicata a un altro irredentista, il primo degli irredentisti, Guglielmo Oberdan. E anche qui la vicenda biografica di Oberdan è in qualche modo analoga a quella dei Battisti, in qualche modo. Oberdan nasce a Trieste, scusate, nel 1858. E quindi più o meno era 20 anni più giovane di Battisti, e si iscrisse al Politecnico di Vienna, poi si laureerà in ingegneria, fin da subito diventa un capofila degli studenti italiani e si iscriverà alla massoneria, fino a quando, all'età di 20 anni, giunge il momento delle grandi scelte, perché nel 1878 l'Austria-Ungheria, a seguito delle decisioni, insomma, del congresso di Berlino, poteva occupare militarmente, seppur in via provvisoria, la Bosnia-Erzegovina, fino a quel momento controllata dall'impero ottomano. E quindi vengono arruolati dei soldati per mandarli in Bosnia e, come dire, prenderne possesso. E anche per Oberdan giunse l'ordine di arruolarsi. Aveva 20 anni. Lui era contrario, riteneva quell'atto un atto imperialistico, aggressivo ai danni dei popoli locali, e decide di disertare e quindi abbandona Trieste, abbandona l'Austria-Ungheria e si reca a Roma. A Roma si avvicina a dei circoli garibaldini, irredentisti, quelli più radicali, a volte anche quelli più fanatici, e lì
matura l'idea di attentare alla vita dell'imperatore Francesco Giuseppe. L'occasione buona arriva nel 1882, perché nel 1882 l'imperatore Francesco Giuseppe voleva recarsi a Trieste per ricordare i 500 anni della dedizione della città all'Austria. Infatti nel 1382 Trieste liberamente si votò all'Austria. E da lì rimase sempre un feudo austriaco. Era chiamata la Fedelissima, perché addirittura nel 1848, quando molte nazionalità si ribellarono a Vienna, Trieste non partecipò, manifestando la propria fedeltà alla corona asburgica. Per cui nel 1882 l'imperatore Francesco Giuseppe doveva recarsi a Trieste e lì celebrare il cinquecentenario della dedizione della città, ripeto, all'impero austriaco. E proprio lì Oberdan voleva colpire. Voleva recarsi a Trieste portando con sé due bombe all'Orsini, cosiddette, che sono delle bombe particolari. Ci prova, ma nel momento in cui entra, diciamo, si sta recando verso Trieste, viene fermato dalla polizia austro-ungarica in possesso delle due bombe. Viene interrogato e ad un certo punto spontaneamente ammette che quelle due bombe dovevano servirgli per ordire un attentato terroristico vero e proprio, cioè attentare alla vita dell'imperatore. E lui volle dirlo, perché lui si convinse che doveva morire martire per la causa, cioè che in qualche modo dare la sua vita e diventare martire per la causa avrebbe scosso le coscienze di tanti e avrebbe dato via ad una, come dire, ad una più forte ondata irredentistica. Venne processato, venne condannato come traditore e anche lui venne poi giustiziato tramite impiccagione. Quindi una vicenda in qualche modo simile a quella di Battisti. La galleria successiva, non a caso, è dedicata alla città di Trieste. E Trieste, insieme a Trento, era una città simbolo. Trento e Trieste erano le due grandi città irredente, più tutto il circondario, naturalmente. Ecco, collocata qui probabilmente proprio perché legata alla vicenda di Oberdan, che era nato a Trieste e che proprio a Trieste voleva cospirare contro la vita di Francesco Giuseppe. Ecco, anche qui Trieste ovviamente era una città ancora non conquistata dagli italiani del 17, però l'auspicio era quello che la terza e la seconda armata, no, quelle schierate sull'Isonzo, prima o poi fossero riuscite a sfondare e ad arrivare oltre il Carso, fino alla città di Trieste.